E inizia una nuova settimana e un nuovo mese. Com'è andata questa festa dei lavoratori? Avete lavorato? Oppure vi siete divertiti? Avete visto qualche concerto? Vi siete riposati? Ho visto che la scrittura non si ferma mai. Oggi parliamo di Babol, un film animato giapponese presente sul catalogo Netflix da circa 4 giorni. Ne parlerò ovviamente senza spoiler. Film di Tetsuo Araki, scritto da Gen Uroboki, e qualcuno lo conoscerà probabilmente, Takeshi Obata, che ha gestito il design praticamente di personaggi. Parliamo del creatore di Death Note che molti adorano, molti odiano. Io personalmente mi ci sono avvicinato tardi a Death Note, l'ho trovato sì divertente, spassionato, però non mi ha preso tantissimo. L'idea che c'è dietro comunque è figa, il rapporto tra questi personaggi. Nel caso non fosse di vostra conoscenza, potete trovarlo direttamente su Netflix insieme a questo Babol. Ma entriamo subito nel vivo. Sarò breve nel parlarvi di questa animazione giapponese. Sin da subito possiamo percepire una certa pigrizia nella scrittura e risulta abbastanza fastidiosa, soprattutto perché mentre gli autori potevano prendersi la briga appunto di mostrarci il carattere di questi personaggi direttamente all'inizio, facendoli dialogare tra di loro in un modo abbastanza normale, si ritrovano invece, nonostante facciano questa cosa ormai da anni, a ripetere delle cose che tecnicamente non avverrebbero mai. Un personaggio che dice: "Non mi ricordo come funziona questa cosa." Risulta abbastanza fuori luogo, ridicolo, solamente per spiegarci che cosa sta succedendo. Faccelo vedere. Poi eventualmente le spiegazioni si potevano trovare altri modi per dirlo, cioè per dire, poi verrà mostrato a un certo punto un qualcosa che ha a che fare con internet. Sarebbe stato sufficiente quello, una spiegazione tramite quello, tramite, per dirvi, uno youtuber, per appunto dare una spiegazione simile e non farla dire ai personaggi. Risulta estremamente stupida come cosa. E quindi si spreca un sacco di tempo anche perché la spiegazione generale di quello che è accaduto al mondo, quindi questa versione post-apocalittica di Tokyo, anche se io non la definirei esattamente una Tokyo post-apocalittica, più una Tokyo dopo un disastro naturale, il resto del mondo sembra che sia andato avanti comunque grosso modo tranquillamente. Ed è qui che secondo me la scrittura è ancora più pigra, perché l'idea di base è anche carina. Si parla principalmente di quello che accade all'interno della città, facendo qualche riferimento all'esterno, e l'esterno influenza direttamente alla storia principale, però senza darci spiegazioni. Per dire, tutto quel tempo speso a raccontarci due volte, tre volte la stessa cosa, lo si poteva impegnare per dare un po' più di contesto al periodo in cui ci troviamo e a come il mondo si sia rapportato a queste bolle che hanno invaso la Terra. Non posso negarvi che visivamente rimane comunque una bellezza da vedere. Le scene d'azione sono abbastanza fluide e comunque vi potreste divertire. Io l'ho trovato di per sé un po' noiosetto, soprattutto verso la parte finale. È una storia che comunque si è già vista, alcuni personaggi finiscono per ricomparire giusto perché per storia li vogliono fare comparire per forza. Il rapporto che si crea con i protagonisti però riesce comunque a raccontarci una storia abbastanza rilassante e spensierata. Nulla di eccessivamente sorprendente rispetto a quello che abbiamo visto dall'animazione giapponese di questi tempi. Ricorda senza dubbio sia per suoni che per movimenti un po' l'attacco dei giganti. La questione di saltare sulle bolle sembra un po', anche per l'effetto sonoro che viene dato, ciò che fanno in realtà negli altri, nell'attacco dei giganti. Ma niente giganti da battere in questo caso, gare clandestine di parkour. E poi anche la concezione della clandestinità di queste gare, anche se poi sono sponsorizzate, non lo so, rende il tutto abbastanza forzato, cioè il contesto è forzato perché queste persone si trovano in difficoltà in una situazione dove in realtà non lo sarebbero, quindi diventa poco credibile, ma se ci si lascia illudere che possa andare così, il tutto fila tranquillamente verso il finale. Non ho trovato il film particolarmente emozionante, non ci sono frasi chissà quanto intense all'interno della storia, quindi non vi dirò che vi lascerà qualcosa dentro come storia. Personalmente non mi ha lasciato niente, ma vale la pena di vederlo se volete passarvi comunque quell'oretta e mezzo in tranquillità. Ovviamente sono sempre aperto al dialogo, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi, così ci confrontiamo un po'. Prima di iniziare, dobbiamo senza dubbio dire quale storia ho preferito per questo mese e quale avete scelto voi.
Diciamo che vanno comunque grosso modo pari passo. Hotel Inverno di Kezia Rica e tema argomento a piacere di Fenderman si conquistano la vetta, scelti appunto da voi. Io invece a questo giro voglio premiare C'è qualcuno lì fuori di Artie il Clown. La svolta della sua storia mi ha particolarmente incuriosito. Ovviamente voterei a prescindere sia Kezia Rica che Fenderman, ma non vorrei che fossero sempre le stesse persone ad avere la visibilità. C'è il merito, ma c'è anche un modo di esplorare più stili narrativi. Mentre la storia per questo mese direi che è Via Botteghelle di Anna Genna. Le trovate tutte in descrizione e direi che possiamo iniziare questo episodio. Bentornati su The Insipid, fucina di idee e grandi avventure. Mettetevi comodi e indossate le cuffie, inizia un nuovo episodio. Partiamo proprio da C'è qualcuno lì fuori di Artie il Clown. Siamo al non episodio. 4, 3, 2, 1. I canini affondarono nella carne. Spingevano con violenza inaudita. Le due emi arcate impattarono con forza l'una contro l'altra, come una tagliola che scatta all'improvviso. La testa di quella preda innocente si staccò dal resto del corpo, volteggiò in aria, in quel vuoto che sapeva di trementina e tenebra. L'infermiera Rosario era un danno collaterale, la persona sbagliata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma Nina, pur volendo, non avrebbe potuto rinnegare la sua indole, tantomeno frenare il suo istinto. Sentì il sangue inondarle la gola, una cascata di puro piacere allo stato liquido, dolce e sacro, ma anche foriero di colpa e di peccato. Poi un impulso irrefrenabile attraversò le sue viscere fino a divamparle negli occhi. Era il richiamo della caccia, l'insurrezione di emozioni primordiali, un'eccitazione letale e inarrestabile. Il fumatore davanti alla finestra doveva essere la prossima vittima. Si lanciò contro di lui, ma l'uomo esplose un colpo di pistola che le si conficcò in una spalla. Nina si rintanò nell'ascensore e senza pensarci premette il pulsante zero. 4. La testa dell'infermiera era lì, che vibrava sul pavimento. Sotto di essa si era allargata una pozza di sangue sulla quale si riflettevano le fattezze di Nina. Avvertì una stretta allo stomaco. Forse era il senso di colpa, oppure no. Era soltanto fame. Fame di vendetta. Le pareti a specchio della cabina le consentirono, forse per la prima volta, di poter osservare se stessa. Malgrado la faccia sporca e quel camice sanitario quasi ridotto a brandelli, era bellissima. Ogni parte del suo corpo era la testimonianza di un essere perfetto. 3. Avvertì un sussurro provenire dalla sua destra. Al di là dello specchio, stagliato su uno sfondo nero, le apparve il lupo. Sentì quella voce animalesca fremere nel suo ventre. «Nina, ora sai chi sei. Conosci il motivo di tutto ciò. Uccidili tutti, Nina. Uccidili tutti!» I suoi occhi divennero lucidi, poi allungò una mano e la posò delicatamente sul volto dell'animale. «So cosa sono, ma non chi sono. Cosa mi sta succedendo? E perché proprio a me?» «Una volta eri come loro. Sprecavi il tuo tempo a rincorrere il sogno di una vita perfetta. Ma quella vita era tutt'altro che perfetta. Era soltanto il trionfo della mediocrità. Il vuoto assoluto che ti ostinavi a riempire con altro vuoto. Adesso sei come me, sei perfetta e non puoi più tornare indietro.» La voce di lei iniziò a tremare. «Anche se non ricordo nulla del mio passato, rivoglio la mia vecchia esistenza.» Un rantolo infastidito attraversò il vetro. «È troppo tardi ormai.» 2. L'uomo di ghiaccio era lì, sulla sua sinistra, al di là della parete specchiata, che lo osservava senza proferire parola. Sul suo volto latteo e sericeo l'espressione era di profonda delusione. Alle sue spalle si innalzavano altissime volute di fuoco e intense colonne di fumo. Nina lo fissava di rimando, in silenzio, racchiusa nella sua vergogna. Non poteva liberarsi da ciò che aveva fatto. Aver tentato di uccidere una parte di se stessa la logorava nel profondo, perché quell'individuo, seppur orrendo e malvagio, rimaneva pur sempre una parte di lei. «Io ti perdono, Nina. Non potrebbe essere altrimenti. Noi due siamo una cosa sola. Però devi sbrigarti. Il tempo sta per scadere. Tra poco loro verranno da te e sarà la fine.» La donna lo guardò con tenerezza. «Ti chiedo perdono. Ero confusa. Non sapevo.» «Non pensarci adesso. Ora devi metterti in salvo. Scappa finché sei in tempo.» 1.
Quella voce elettronica rimbalzò contro le pareti del suo cranio. Nina! L'essere alto e grigio dagli occhi metallici era dietro di lei, al di là dello specchio, avvolto da una luce artificiale che risaliva dal basso. Non avere paura, non li devi temere. Noi siamo qui a proteggerti. Non permetteremo che ti facciano del male. Nina fece un passo verso di lui. Ma voi avete cercato di uccidermi. Ti sbagli. Volevamo solo sottrarti ai tuoi aguzzini. Gli esseri umani sono la specie più autodistruttiva dell'universo. Tu, per loro, sei soltanto un giocattolo. Si libereranno di te non appena avranno tra le mani un nuovo giocattolo. Ditemi cosa devo fare. Per il momento, niente. Zero. La porta dell'ascensore si aprì lentamente. La canna di un fucile d'assalto M4 fece capolino nell'abitacolo. Uno sparo assordante divorò quel silenzio malsano. Il tempo rallentò. Il proiettile avanzò nel vuoto, sempre più lento, diretto al cuore di Nina. Poi, d'improvviso, la parete alle sue spalle la risucchiò. Un po' di tempo fa. Era una sera come tutte le altre, forse più buia del solito, perché senza luna. Una donna, giovane, dal portamento sensuale, procedeva a passo sostenuto, facendo rintoccare sul marciapiede i tacchi da 11. Un furgone nero, due energumeni in mimetica scura, un sussurro. Nina. Un sacchetto di plastica e un laccio stretto attorno al collo, infine un urlo strozzato. Poi, soltanto il frastuono del portellone sbattuto con forza e il fischio degli pneumatici sull'asfalto. E così si conclude questo penultimo capitolo di Artie il Clown. La domanda che ci fa sul finale è: il destino di Nina è già segnato? Sì? No? A questo punto non ha più importanza. Io direi che a questo punto non ha più importanza, perché quello che accadrà sarà delirio. In descrizione trovate il link per la storia di Artie il Clown e noi ci avviamo verso la prossima. Continuiamo con Domani non è un giorno di Dan Bin Jordan. Siamo al secondo episodio, pian piano recupereremo anche gli altri. Lady Writer. Another time, another place. L'operatore fece un cenno da dietro la macchina e il conduttore catturò il segnale come un cucciolo ben addestrato. Si pettinò i capelli, si strinse la cravatta e sistemò la giacca già perfettamente stirata. Poi sfoderò un largo finto sorriso a 64 denti, al limite di un ghigno crudele, e lo mantenne per buoni 5 secondi. Gli occhi di Sophie intanto prendevano appunti balzando da un capo all'altro dello studio televisivo, dalle sottili pareti di legno, le comode poltrone di pelle rosa, dal set di luce appesa al soffitto, al personale dietro le quinte munito di cuffie e microfoni. A un certo punto lo show cominciò e Sophie iniziò a seguirlo come dal divano di casa sua, assumendo la classica posa da pensatore e tamburellando di tanto in tanto le dita sul poggiabraccio. Il conduttore si girò e le rivolse una domanda, ma Sophie continuò a tenere appoggiato il mento sul pugno, aspettando il cambio inquadratura. Accortasi però dell'equivoco, comunque non si scompose, rimanendo concentrata si salvò in corner come un fulmine in clausola. Lo sa, quella è proprio una bella cravatta. Una signora cravatta, se me lo concede. Ah, sì, le piace così tanto, l'agganciò il conduttore. Certo, purtroppo però ha un grossissimo difetto. Cioè? Quale? Chiese aggrottando la fronte, stringendo il nodo ancora di più. Sta bene solo addosso a lei. Risero entrambi e subito seguì il breve applauso del pubblico. D'accordo, d'accordo. Allora, si schiarì la voce il conduttore. Qualche giorno fa, stavo dicendo, è uscito il suo ultimo libro. Il titolo è Dove pensi di andare? Ed è il capitolo conclusivo di una saga lunga ben 14 volumi. Incredibile! Non credo sia una storia che abbia bisogno di presentazioni, dal momento che è riuscita a stregare, fin dal suo esordio, milioni di lettori in tutto il mondo. Quello che forse molti non sanno è che a soli 13 anni hai pubblicato il tuo primissimo romanzo ed è da qui, disse, tenendo fra le mani il primo volume della saga, che è partito tutto il resto. Ci fu un'altra sequenza di applausi, questa volta accompagnati da qualche esclamazione concitata in lontananza. Ci fu una breve pausa, durante la quale cessarono gli ultimi battiti di mani. Il conduttore poggiò il libro fra le ginocchia e i suoi occhi si posarono sul viso di Sophie. Poi la domanda arrivò inevitabile. Allora, eri solo una bambina, ma dimmi, sinceramente, avresti mai pensato di raggiungere un tale successo?
Per Sofì i ricordi di quella serata si interruppero lì. Non le riuscì mai di rammentare cosa rispose a quella terribile domanda. Quelle parole la trascinarono letteralmente nell'oblio. Rivisse le sue notti in bianco passate a scrivere decine e decine di pagine senza mai fermarsi, fino a quando l'inchiostro non smetteva di uscire o la mano si bloccava una volta raggiunto lo sfinimento. Ciò accadeva quasi tutte le notti, finché un giorno Sophie non decise di bruciare tutti i fogli e di sbarazzarsi di penne, matite, colori e in generale di tutto ciò che avrebbe potuto usare per scrivere. Così, la mattina seguente, si ritrovò le unghie sporche di sangue e piene di schegge di legno. La scrivania, l'armadio e i muri intorno erano coperti da minuscole incisioni e il pavimento della camera era cosparso di truccioli e pezzi di intonaco. La notte, ora, prima di andare a dormire, ingerisce dei farmaci tranquillanti in modo da sprofondare in un sonno senza sogni. Non sempre funziona. Alcune volte i sogni sono così intensi che la costringono a scrivere al doppio della velocità normale. In quei rari casi, al risveglio, si ritrova il collo e le mani entrambi immobilizzati e arrossati. Sophie conserva ancora nel suo sgabuzzino diverse centinaia di romanzi ancora non pubblicati. Quando finalmente riaprì gli occhi, si ritrovò davanti l'ennesimo manoscritto e stretta alla sua sinistra la bira ormai prosciugata dal suo inchiostro. L'ultima frase del suo racconto era rimasta invariata. «Allora eri solo una piccola bambina, ma dimmi, sinceramente, avresti mai pensato di raggiungere un tale successo?» Sophie era in quel momento troppo confusa e assonnata per decidere cosa in realtà fosse davvero accaduto. Così si alzò, raggiunse la cucina e si preparò un bel tazzone di caffè bollente, senza zucchero. D'improvviso sentì qualcosa sbattere violentemente contro la porta d'ingresso. L'aprì e si chinò a raccogliere il giornale. Non fece neanche in tempo a raddrizzare la schiena che il titolo le fulminò gli occhi. Lady Writer confessa, svelato in diretta il segreto del suo successo. E così termina anche questo capitolo. In descrizione trovate il link per la storia di Denvin Jordan e noi ci avviamo verso la prossima storia. Recuperiamo Pagine bianche di libri non letti di Il Gallo. Siamo al secondo episodio, strano, davvero strano. Io non rimetterò mai più piede in questa biblioteca. Uscì sbattendo la porta al signor Giovazzi, poi rivolto ad Alfonso, stia attento lei, oggi qui sono in vena di scherzi. Se ne andò poi con il passo nervoso di chi scopre di essere stato raggirato. Alfonso entrò in biblioteca curioso di capire cosa fosse successo, circospetto per non cadere vittima di qualche brutto tiro. Si guardò intorno, ma non c'era nessuno, fatta eccezione per il bibliotecario, Flaminio Ottolenghi. Ricurvo, nella penombra tardo pomeridiana, classificava gli ultimi libri consegnati, mentre diceva tra sé «strano, davvero strano», copiava il codice e li riponeva in una cesta al lato della sua sedia. Alfonso gli si avvicinò e lo salutò timidamente, quasi a non voler disturbare quel silenzio. «Buongiorno, signor Flaminio, tutto bene?» «Buongiorno, dottor Scaldamatti!» disse Flaminio con voce squillante, illuminandosi. «Guardi qui, questo è un enigma che la interesserà». Aprì il libro che aveva davanti. «Il diavolo sta nei dettagli» e continuò. «Questa biografia mi ha sempre affascinato. Ero stato proprio io a consigliarla al signor Giovazzi. L'avrete incrociato mentre usciva. Era su tutte le furie, come sbraitava. Un'offesa alla mia intelligenza, diceva. Qui ci si prende gioco di me, un libro tutto bianco. Pensate che non sappia leggere?» ed altre simili amenità. Alfonso, incredulo, rispose «Mi faccia un po' vedere questo volume. Io lo lessi qualche tempo fa, credo un'altra edizione, ma non ricordo nulla del genere». Flaminio porse il libro ad Alfonso, che lo guardò. «A me sembra tutto normale. Com'è possibile che il signor Giovazzi abbia trovato delle pagine bianche? Addirittura tutte bianche, diceva», chiese Alfonso. Flaminio rispose «Questo è il vero mistero, caro Alfonso. Sono ore che guardo tra le pagine in cerca di un indizio. Non mi preoccuperei molto della cosa, sa? Il Giovazzi potrebbe anche essersi sbagliato. Lo conosce anche lei, via. È un uomo facile all'ira e alla bottiglia. Ma tra ieri e oggi sono stati rimandati indietro 47 volumi, tutti con lo stesso apparente difetto, tutti risultanti integri e stampati normalmente dopo aver passato il mio esame». Anche Alfonso si mise a guardare la pila dei libri, poi disse «Certo che ne succedono di cose strane oggigiorno. Non sa quello che mi è capitato venendo qui. Le pagine bianche sono poca cosa al confronto». «Cosa le è successo di tanto strano?» chiese subito Ottolenghi. «Tanto per cominciare», disse Alfonso, «hanno venduto la casa davanti alla mia. Questa, in verità, non mi sembra una cosa molto strana. Case se ne vendono ogni giorno», protestò Flaminio. «Sì», ammette Alfonso,
Ma non c'era nessun cartello vendici, nessuno era mai venuto a vederla, nessun agente, nessun cliente, nessuno. Poi, di punto in bianco, quella signora, non molto vecchia direi, anche se non l'ho vista in faccia, arriva e inizia a scaricare scatoloni da un camion. «Sarà stata una vendita privata», rispose il bibliotecario. «Che ne sa, lei, di cosa fanno le altre persone, mentre corregge quelle sue bozze? Vorreste forse dire che sto troppo tempo chiusa in casa sui libri?» Alfonso si risentì, ma subito si calmò e continuò. «D'accordo, la vendita potrà anche essere stata normale, ma quando nel venire qui mi è successa una cosa davvero inusuale». Alfonso fece una pausa per assicurarsi che l'amico lo stesse ascoltando e poi continuò. «Venne una ressa all'incrocio con via Fiume per due che, barricati in un bar, hanno tramortito il barista e chiesto una crociera come riscatto. Un tale, mi sembra quasi di conoscerlo, che viene a parlarmi e inizia a farneticare di legami tra poesia e astrologia, di rispondenze e connessioni. Sembrava persino al corrente dei miei dubbi sulla Torre di Babele». Flaminio Tolenghi, bibliotecario, si alzò preoccupato e cominciò a camminare su e giù per la stanza. Di colpo si fermò e guardò Alfonso dritto negli occhi. «Ha per caso parlato della costellazione di Oifuoco e della duplice natura dell'Ariete?» Alfonso quasi si spaventò e con un sussulto rispose «Sì!» Inoltre sembrava quasi terrorizzato dalle sirene della polizia. «Dalle sirene?» Flaminio si guardò intorno circospetto e disse «Venga, dottor Scardamatti, l'ora è tarda e dobbiamo ancora parlare molto. Si faccia offrire una cena, lontano dai libri». E così termina questo capitolo. La domanda che ci fa sul finale l'autore è cosa succede ora? Sentono delle voci parlare all'interno della biblioteca, vanno sul lungo fiume ma faticano a trovare un posto soddisfacente per la cena. Facciamo un salto ad un mese prima, quando un famoso antiquario chiamò Alfonso per assumerlo come ghostwriter. A me piace questa opzione, quindi voterò per questa. In descrizione trovate il link per la storia di Il Gallo e noi ci avviamo verso la prossima e ultima di oggi. Andiamo avanti finalmente con il prossimo capitolo della mia storia, Il cimitero segreto di Terralba, capitolo 5, Sceglie. Adela, incatenata alla visione di quella zampa insanguinata che tastava il pavimento, avvertì una forza contrapporsi alla resistenza della catenella. Qualcosa di grosso voleva entrare, qualcosa che aveva poco da spartire con l'arto canino. Adela avrebbe voluto gridare, avrebbe voluto fuggire, avrebbe voluto chiudere gli occhi e svanire per sempre. Certi attimi di agonia sospendono il tempo. Tutto si ferma. Ogni dettaglio si fa improvvisamente nitido. Il respiro affannato dietro il portoncino, il grattare delle unghie sulle piastrelle, la lama di luce del coltello che, sotto il fiato caldo della donna, palesa la scritta «Apri». «No!» avrebbe esclamato Adela, ma la sua voce non volle saperne di abbandonare la gola quando si ferì le dita nel tentativo di cancellare quella scritta nella condensa col palmo della mano. Un rivolo di sangue corse sul filo del coltello come a delineare un orizzonte. Al di sotto di esso, nel piatto freddo dell'utensile, Adela scorse il volto di un vecchio deformato dalla sofferenza. «Conta rivendi!» «Stanno arrivando!» schioccarono quelle labbra screpolate. Lo spavento fu tale che la donna riuscì a chiudere la porta, udì uggiolare dall'altra parte. Alle spalle di Adela, però, non vi era nessun vecchio. Tutto tacque. L'istinto prevalse sulla ragione. La mano insanguinata corse al fermo della catenella e Adela spalancò la porta. Una sagoma la travolse mentre dei denti affilati affondavano nella sua coscia. Il grido di dolore venne soffocato da un guanto ruvido. Sgranò gli occhi in quelli feroci del suo assalitore, ora che si trovava alla luce. Il viso era nascosto sotto un passamontagna. Un pungente odore di sughero e muschio le smosse però un ricordo. Era lo stesso del compito di Lea. Provò a resistere, ma il suo assalitore era più forte. La trascinò di peso sul divano e le torse il polso, facendole perdere la presa sul coltello, costringendo però il Doberman albino a lasciarla andare. Sentì il cane aggirare il sofà, poi guaire di nuovo. La cosa distrasse anche l'assalitore, abbastanza da consentire ad Adela, incapace di raggiungere nel viso per un soffio, di afferrare la tazza con ancora un rimasuglio di cioccolata e frantumargliela in testa. Fu lei, però, a ferirsi la mano con le schegge di ceramica. «Al fuoco!» gridò Adela al suo primo respiro. Provò poi inutilmente a fare ponte con il bacino per disarcionare l'aggressore, ma era troppo pesante. Nessun consiglio appreso alle lezioni di autodifesa l'avrebbe aiutata, in quel caso. L'uomo, perché dai lamenti lo riconobbe come tale, la colpì. Poi serrò le grosse mani sul collo di Adela.
Negli ultimi istanti, il passamontagna mutò nel viso arcigno dell'ex marito, quella catapecchia nella casa dove si erano consumate violenze oscene. Le mancò il respiro, fu l'oblio. «Stanno arrivando!» Udì echeggiare nell'oscurità. Erano molte voci, tra le quali anche quella di una bambina. Nonostante il cielo grigio e la giornata piovosa, l'odore di cenere sembrava essersi attaccato alle strade, alle case. L'acqua cadeva sporca di fuligine, quasi avesse eruttato un vulcano. La colonna di fumo era visibile anche dalla scuola media di Terralba. Alcuni degli alunni avevano sostenuto di aver sentito le bombe nel cuore della notte. I Canadair però non si erano alzati in volo prima delle 5 del mattino. Benché i telegiornali nazionali non parlassero d'altro che degli incendi scoppiati dei poligoni militari NATO di tutta la Sardegna, alcuni sostenevano per l'impiego di armi al fosforo bianco, scatenando nuove proteste in tutta l'isola, l'unico pensiero di Patrizio quella mattina era Adela. Non si era presentata senza preavviso, neanche Lea era in classe. Decise, al termine delle lezioni, di passare a farle un saluto. Si presentò con una scatola di cioccolatini, un mazzo di fiori e un biglietto stupido di pronta guarigione. Per non sbagliare, aveva preso anche una bottiglia di vino. Non aveva mai fatto niente del genere neanche per la sua Lidia. Prima di scendere dall'auto, però, si picchiò le nocche sulle tempie. «Con che cazzo? Ma sei scemo!» Si rimproverò, portando con sé, sotto l'ombrello, solo il biglietto e i cioccolatini. Da prima non ci fece caso, salendo le scale, ma sul pianerottolo la pioggia non era riuscita a lavare via una chiazza di sangue che partiva dal fondo del terrazzino. Il portone era aperto. «Adela!» chiamò Patrizio, aprendo il portoncino col gomito. Vide da subito la scia rappresa proseguire verso il divano, il computer a terra tra i cucci di una tazza. «Adela!» chiamò di nuovo, tirando fuori il telefono. Sbagliò il codice un paio di volte. Poi, da una porta sul fondo della stanza, Patrizio udì un brontolio. Si fermò, paralizzato. «Adela? Adela?» ripeté, e il verso rispose. Accese la torcia del telefono e avanzò cauto. La scia di sangue portava sin lì. Varcò la soglia e il fascio di luce fredda fece brillare gli occhi feroci di una cagnolina dal pelo imbrattato di sangue. Era ferita. Ringhiò, facendosi più piccola, nascondendosi dietro la vasca. «Nurra, che ci fai qui?» esclamò perplesso Patrizio. La casa di campagna di signor Maria Giovanni distava almeno 15 chilometri da lì, poco più della sua. La cagnolina, riconoscendone la voce, uggiolò, ma gli diede l'impressione di essere terrorizzata. Poi ringhiò. Patrizio, non vedendo Adela, fece per digitare 112 sulla tastiera, ma si fermò quando udì dei passi avvicinarsi. Puntò istintivamente la torcia alle sue spalle, lasciando cadere i cioccolatini e il biglietto. «Mettilo giù, ragazzo!» scandì una voce roca, mentre una beretta lo minacciava. Il vecchio indossava un cappellino rosso che ne nascondeva la calvizie, compensata da una barba accurata. Il naso a patata rendeva uniforme quel volto baffuto. E così termina questo capitolo. La domanda che vi faccio sul finale è: cosa farà Patrizio? Sa che la torcia dovrebbe stare accecando l'uomo con la pistola. Chiamerà posando il telefono a faccia in giù. Tenterà di far capire che è nei guai. Posa il telefono con cautela. Starà al gioco del vecchio? Oppure Patrizio tenta un'offensiva per disarmare il vecchio? Non sarà la prossima vittima. A voi la decisione. In descrizione trovate il link per le storie che abbiamo letto oggi, compresa la mia. E in breve vi dirò un po' che ne penso, anche se le storie che abbiamo letto oggi sono tutte abbastanza lineari, non ho notato grandi errori, c'è forse un po' di imprecisione un po' in ognuno dei capitoli, quindi sono curioso di sapere come chiuderà la storia Arti e il Clown. Indomani un giorno stiamo ancora tentando di capire quale sia effettivamente il senso della storia, anche se vagamente qualche accenno l'ha fatto, sospesi tra realtà e fantasia, mi piace, vediamo un po' come va. Ho notato che a differenza del precedente capitolo qua è già più frammentato, quindi molto più scorrevole. Certo, qualche pausa in più può tornare utile, ma comunque lo stile è quello da libro, con dei periodi un pochettino più lunghi, quindi direi che ci sta tranquillamente. Sono proprio delle scelte specifiche magari per un racconto breve. Mentre in Pagine Bianche di Libri Non Letti c'è un po' di follia, però mi è piaciuto. Ci sono degli errorini anche qui, ma sono giusto errorini di battitura, quindi non mi sento di dover dire granché. L'unico appunto che posso fare forse è sui dialoghi presenti in quello che sta dicendo qualcun altro, per essere più chiari. Quando un personaggio cita un altro personaggio che sta dicendo qualcosa, conviene metterlo semplicemente
in corsivo, se sono state già utilizzate le virgolette, così da non creare conflitto. Poi magari una cosa personale, ma il trattino basso lo vedo davvero poco efficace in questo caso e crea più distrazione. Tanto valeva mettere direttamente il trattino a metà, quindi quello sospeso invece che quello basso, così da staccare un pochino di più, avrebbe avuto più senso, diciamo. E niente, direi che per oggi possiamo chiuderla qui. Io vi invito a farmi sapere quale storia avete preferito di quelle che abbiamo letto oggi, e anche se ovviamente vi è piaciuto il film di cui vi ho parlato, se l'avete già visto e se non l'avete visto. Come sempre potete lasciare un bel mi piace per farmi sapere che il video vi è piaciuto, condividerlo per ampliare la nostra cerchia di lettori ed eventualmente iscrivervi nel caso fosse la prima volta che passate da queste parti. Direi che per oggi può andare così, noi ci ritroviamo nel caos dei pensieri che è il diario della notte. Al prossimo episodio!